Ciao amici e amiche, andiamo a costruire il nostro impero ferroviario. Railroad Online è la Astragon, quella che ha fatto il micro Construction Simulator. L'abbiamo preso anche con tutti i DLC, multigiocatore, tutorial, giocatore singolo. Andiamo di tutorial, primo video tutorial. Allora, questo tutorial imparerà a confondere la locomotiva, a rendere operativa da un avvio a freddo. Vai! Lake Valley. Siamo su PS5, iscrivetevi al canale e andiamo. Ok. Ok. Ah, c'è anche terza persona, io preferisco. Ok, allora cammina scatta. Devo saltargli sopra, scusa. Ma forse è un'altra. Ma qual è la locomotiva? Dovrebbe essere questa qui. Ah, ma forse devo salire. No. Devo saltare tipo paura. Tipo. Cioè devo saltare sopra. Mega bug. Ho capito che le schifo. Ok. Ah, proprio così. Non è che è molto intuitivo. Cioè, il portello è aperto, guarda la conduttura della torre e spostala. Ok. Così, forse perché devo essere in prima persona. Potevano farlo un po' diverso. Non lo so, un po' strano. Ma fatemi tirare una leva, no? Cioè, non ho capito. Programmatori, ma cosa avete fatto con la capolavoro di Construction per poi perdervi per questa cosa qua? Dai, serio? Sotto così, se no non andavo. Vabbè, basta. E poi tra l'altro cade sotto, quindi top. Ok, vediamo, devo proprio andare sotto, vedi? Oh.
Sì, l'ho fatto. L'ho fatto? Vai avanti? Fino al tender. Ok. Perché mi avete fatto la terza persona se poi non funziona? Diciamo che la conduttura non è proprio sul buco. Potremmo far vedere però che andava un po' alla volta, così non è proprio il top. Allora, 9.400, quanto vi devo aspettare? Secondo me c'è qualcosa che va non... Dai, basta, non c'è giusta roba. Un po' di... non voglio raccoglierla. Questa non si riempie, raga. Ah no, forse bisognava tenerla un po' meno. Una volta giù, una volta giù. Vai! Tutorial! Amici e amiche! Qui esce acqua da prescindere, va benissimo. Penso che no, l'hanno fatto e non l'hanno provato però sto gioco. Adesso cammina fino al deposito della legna da ardere. Ok, ci va, raccogli, ok, ok, bastava lanciare. Ah, proprio così. Che cosa facciamo con questi 5 pezzi? Ok, carbon. Eccolo lì che c'era il... Ok, vediamo. Okay.
Ok. 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 Qui c'è sempre la palla in mano. La sabbia. Capite, programmatori, che non è così che si fa un gioco. Dai, così è un po'. Un po' deludente, perché bisogna fare cose che non esistono. Ok. Ok, i binari. L'ho tirato 30 volte quella. In realtà non è che ho proprio imparato, però. Basta, vai avanti. Ok. Questa roba.
controlliamo questo indicatore. Devo fare le cose un po' strane qua. Ok. Dai, l'ho appena fatto. Devo farlo quando me lo chiede lui, sennò. Bei pezzi blues. C'era abbastanza. Credo proprio di sì. Dai, chiuditi però. Ok. Sì, è vero. Gradi, ok? Adesso? Sì, ce l'abbiamo fatta, pronta a partire, va bene. Allora? Partire. No, finito. Prima parte della storia. Lake Valley. Lake Valley. Comando, vai. Ok. Perfetto. Ok, però avevo già imparato nel primo. L'inversore. Carburante. Avanti. Dov'è fermo, mamma?
Allora, porta. La regola dovrebbe esserci qui. No. Guarda, il freno è impostato sullo zero. Ah. È un casino, eh? Pensavo che era più di costruzione come altri, invece è proprio di... Qui è una questione di freno. Ok, freno via. Ok. E gli altri qui perché? Proprio così è. Come si va? Bella. Zero. Freno 100, sta frenando. Frena subito. Figo. Trova una cosa un'altra del tutorial ci mette una vita. Elevatore su 10. Ok. Sempre solito, punto. Però a livello grafico non è per niente male, eh? Tranne qualche bug che è fatta di mezzo al mezzo, però vedo il giro, no? È particolare, così mi piace, perché credevo che era più sulla costruzione come altri che vedevi dall'alto, queste cose qui, invece no.
Ok. No, aspetta, freno. 100%. Però credo che se non è stato sbattere sono detto mai da lei. Ok. Almeno di comando. Ok. Ah. Adesso? Ok. Sì, mia fame. Devo anche cambiarlo se c'è. L'acqua. Ok. Non posso. Ah, è così. Ok. Così è meglio. Ok, e lo freniamo. Ok, allora, riduci il freno. Ok, e mo torna in tre. Beh, sì. Comunque è fatto bene, eh? Poi c'è la costruzione proprio di binari e diciamo, questa roba. Ok. Perfetto. E finiamo qui la prima parte del tutorial. Nel prossimo video ci sarà la parte di cassatore di metallo su rotaia, acquistare materiale, rimuovere vegetazione e come utilizzare scivoli, gru e tutto. Quindi da Marco Drum Games, Railroad Online, Astragon? No, non so se è Astragon, ma forse ho fatto confusione su quella di se è l'Astragon o l'altra. Vabbè, non ci interessa credo nessuno. Railroad Online, Marco Drum Games, fine della prima parte del tutorial, ci vediamo al prossimo episodio. Buonanotte a tutti, ciao!